O Hatino? Oh, ma che sei scemo? Questa parte della Siberia non è tanto conosciuta. Ah no? Si va alla ricerca del mammut. Cioè in questa parte siberiana qui non c'è grande conoscenza. No, questa parte siberiana è ancora in parte da esplorare. E noi si va alla ricerca del mammut, lo sapevi, no? Si va a cercare il mammut della Siberia. Ah, ho capito. Cioè te praticamente... Con la barba bianca. Cioè, a me tu ma a dire, guarda qui, no, guarda il lavoro, tutti gli alberi congelati. Tu vorrai me andare a pescare oggi. Tutti congelati. E mi fa, oh andiamo, intanto è buono, mangiano. E mangio. Io so che ieri hanno trovato due pescatori. Ma c'erano da mercoledì perché sono surgelati. L'hanno levati. Non si sa da quanto tempo. Non si sa. L'hanno levati come mammut. Comunque, Catino, quando si decide di andare a pescare, facciamo un ragionamento un attimino più sensato invece di dire si ha a pescare. No, io ragazzi, io e vi fa vedere che lavoro è lei. Oggi pesca difficile, eh? Oggi pesca molto molto difficile. Inverno meno 2, ma sta anche meno 3. E una seggiolina del cazzo. Cannino e speriamo di non fischiare dentro. Andiamo a prendere il Catino, eh? Oh Catino! Che ce l'ha fatta a arrivare! Mi è rimasta montata la rifaiola. Dalla macchina, eh? Sì, dalla macchina, mi usciva fuori che si è bloccato pezzi. Qua è il lavoro. Qua è il lavoro. Catino, oggi è un pochino difficilino, eh? Oggi le da cappotto, io te lo dico. A parte il cappotto, iniziamo a fare il conto dei veli che tagli addosso. Notare la finezza, presto l'innovation. Notare presto l'innovation. Notare che tu peschi alla passata e della presto della passata non c'è una sega? No, nulla. Allora contiamo veli. Leati veli. No, no, me li levo. No, leati no, veli. No, mi levo proprio nulla. Ma che sei nulla, non freddo si muore. No. Bello, il fiume è bellissimo. Il fiume è molto bello, c'è un'acqua molto bella. Se mangiasse pesci, però non è facile. Non è. Ma che io mi posso rompere? Ascolta, ora capito la butto via. Andiamo, vedi è freddo. Ascolta, lo sai quant'è? È meno 2. Questi sono 5 però. Ah, sono 5? Sì, allora, no, sono meno 2. Cioè, sono meno 5. Vai, va bene. Via. Pesce bellissimo, eh. Vedi io come mi muovo, ti faccio riprese andanti in tutto il corpo, lo vedi? Ti faccio delle riprese andanti in tutto il corpo. Vuoi te lo più dire, no? Oh, ma sempre alla parte... Il giro delle sette chiese. No. Che si brucia. Sarà 3 kg. Sarà 3 kg sopiliante. Non è stanco, sono stanco io. Che guadinatore! Guadinatore! Cazzo, ma l'è 30 kg sto coso! Come farei? Questo è 30 kg, eh? Cazzo! Eh? Cazzo disse la marchesa! Guarda che fischia me! Guarda che... Aspetta, che babbudoio è lì! Questo è un mammut, eh! È mammut! Questo è un bel barco! Sì? Cazzo! Vediamo dove l'ho preso, perché io non... Madonna, però guarda questi pesci! Che c'ha? Ah, le belle malate.
ovviamente. Vedi le pinne. Guarda, è pinnato. È pinnato, sì. È vero. È un pinnino. Però comunque lascia stare, diceva quello. Non è male, anche perché vai, va a metterlo nella nassa, vai. Non ce l'ho la nassa. E tu lo uguale, tu pigli il giacchetto, tu lo usi come nassa. Ma che vaffanculo, non ce l'ho la nassa. Vai, oh, lo ributto, eh. Come si fa ora? Non si può mettere tutto dentro alla nassa per far vedere, vieni, che si piglia un monte di pesci. Vieni, vieni più vicino, vieni più vicino. Oh, tanto, perché ora picchio una bocca. E tu mi smonti il posto di pesca. Vai. O non piglierò più nulla. Te puoi far festa, va a pigliare panini, si mangia. Senti, vengo, ecco. Va a pigliare panini. E c'ho da pigliare un lenzuolo, me fazzoletto, gli S ore. Va a dire a me. Vai, via. Vai. Vuoi te lo pigli io? No, no, no. Se no te tu fai questa cazzo di mano. Oh, ma sempre alla parte. Porca il la... è un naviglio! Il capito, no, non fai frulla questo! Allora. Che ce l'hai il pensamento, questo è più di 2 chili, voglia! Questo è bello! È un bel fischiotto, sì! Poggio la canna! Questo è un rambauso, Questo è grosso, non ce la fa pigliarlo con la mano. Faccelo vedere, Catinello. Oh. Un fischiottino. Mi sembra più un mammut, eh? Ho fatto anche 3 foto, eh? Aspetta, il cavedanante questo qui. Boia. Questo è bello, eh. Cazzo. La fine, questo qui è sopra 2 chili abbondantemente. Lo può pesare? Ma... c'ho le batterie, te l'ho messo sullo zero, eh. Madonna, guarda che sramulata ti ha fatto. Quasi 2 chili. Ragazzi, non ci si vede, ma... a pesarli... i pesci vanno sempre pesati. Ricordatelo. Tutti quelli che si dice 2 chili, 3 chili, 4 chili, quant'è? 2 chili? Questo è vicino a 2 chili, no? Beh, ma insomma... va male. Vicino, Vai, lo rimetto nell'apposito... c'è da levare il guadino, quindi sono 300 grammi, vicino a 2 chili. Oh, lo fermo, dottor Bacatino. Ci acquavo bene. E tu la schiumavo, vai. Ti ha fatto più schiuma per non vedere più una sega, eh? Ma io vorrei sapere dove cazzo vai? Ti sto indicando. Il missilotto. Il missilotto. C'è di meglio. Con delle temperature sotto zero, un buon panino caldo al salame. Fischiarello! Oh, oh, guardando mi mette a ripaiola! Cioè, io, che ma cazzo, sono una sega che io, cazzo, una c'era nulla! Ma guardate là ora! E c'ho questa... ma guarda, sta di paiolo, me la rompe, coglione! Insomma, via, becca venavello! Via, questo kill è sulle taglie di non pesare, 1,5 kg, vai, 1,5 kg. Sarà 1 kg, se ne è 1 kg. Se ne è 1 kg ne è un miracolo. Se ne è 1 kg ne è un miracolo, però ne è 1,5 kg, vai. Presunto. Anzi, percepito. Bravo. Ormai c'è le temperature percepite, diametri percepiti,
pesi percepiti. Sono le nuove unità di misura. Ecco. Guardate come gliene slama. Ma dove era la mano questo qui? Questa. Aspetta, sì. Guardiamo quanti bai là in bocca. Dubai. Tu fa prima a vedergliele dai il culo. Catino, come tu sei. Volgare. Vai. Aspetta, oh, sta fermo. Vieni. Lo ributto? Faccio il lancio? Fai il lancio. Dio buono, Catino oggi inarrestabile. Catino inarrestabile oggi. Ma dove va a filare? Da giù in mezzo. Fico in 9, ecco questo, eh. In 9 una sega. Fico in 9. Con il 9 tu lo vedi in 80. Ma dove va il 9 questo? Guarda che sbricosauro, lei questo. Sono quelli fanno a brio, c'è il kit che vedano. Questo è un bel cicogno, eh. Tu compri il kit che vedano. Faccelo vedere. Madonna di Dio. Un antibud che c'ha. Porca miseria. È un babbutoio. Faccelo vedere, faccelo vedere, faccelo vedere. Eccolo là. Un chilo. Un chilo anche questo, dai. Sì. Aspetta, fallo vedere in dove l'hai preso. Guarda, pallini lo sono. Pallini. Vedi i pallini, te la portai. Vedrai. Vedi qua su. Guarda, mette anche il pallino nel pallino. Doppio pallino. Pallino da veggi. Fanno vedere nella maestranza per bene. Per bene, lo metta in orizzontale, lo faccio ammirare al pubblico. Sì, e me lo mette giù basso. Accidenta. E dove cazzo me lo filo questo coso? Canguro svedese. Madonna, guarda le bolle che c'ha. Davvero? Aspetta, fammelo mettere qui dentro. Non voglio toccare più. Ora ti faccio il rilascio a modino. Aspetta. Dove tu sei? Guarda di nuovo di fare le seghe con la ripaiola, eccolo lì. Ho sentito dun dun dun, erano pallini. No, non erano pallini, ti ha preso tutta la vetrice di là, ci ha girato le luci da quella vetrice. Ti ha dato il sito. Ma che sei, quindi? Andavo là giù. L'ho preso davanti a te, hai visto? Ho visto, ho visto. Non è che ti volevo prendere per il culo, hai visto non che ti io volevo prendere per sono il culo. Sotto di te ma non ti rubai. Però ti sentivo ridere perché eri amico della vetrice. Sì. L'amico sì. Della vetrice. Dai, via, guarda se tu ne levi uno anche qui. Dai, il repaiolo ce l'ha lei, vero? Sì, ma deve andare. Questo è. È un mammut, un becco, ascolti, guarda, mi tenga lei la canna, no. Tenga la canna, ma guarda la situazione. Ma come tu me la tieni la canna? Ma l'ha anche ripreso per terra. Ma scusa, mi fai dei lavori, mi fai dei lavori oggi. Ascolta, questo non è piccino, te lo dico, eh! È uguale, per me sono tutti piccini. Io da 4 kg in giù, per me, come lei, carpaccio, no? Si dice. La Fiorentina la vedere, ti faccia vedere. Da 4 kg in giù. Vediamo. Oh! Un pinnacolo! Ma lo vedi? Con questo cammino, ragazzi, non... Guarda, è bello, questo è bello, è sano, io te la malavo. Cazzo, è a misura, è di misura questo. Allora tu hai tutti dei chilo, siccome io sono l'obiettivo questo, Due chilo e mezzo. No. Ascolta, io sono obiettivo, questo è 2,5 kg. Questo è un bel pesce. Guarda dove figlio, oh. Con me nella... sta lì il primo pianista. Un neon pinnino, eh.
Bello. No, dicevo Pinnino perché ha delle belle sventole di pinne. No, no, dicevo io Pinnino perché mi sembrava averlo preso. Ma ne giriamo un livello per questo video. Fa qualcosa, Pino. Ma io veramente assistente, vai. Proprio l'assistente devo fare. Che mi fa fare delle riprese a cazzo. Guarda, no, è un bel pesce. Bel pesce, adesso sopra un chilo e mezzo di sicuro, sopra il chilo e mezzo. Bello. Bello veramente. E faccia vedere la faccia dell'uomo soddisfatto. Uomo soddisfatto. Fra il moccolo e il pesce. Preferisco. Il moccolo. Tieni, oh, guarda, oh. Vai. L'ho ributtato alla catino, eh. Come tu rimetti i pesci? No, te. L'ho ributtato alla catino. Via. Vai, stacca. È proprio la musica per noi questa. Proprio la musica per andare via, eh. Bella, eh. Bellissima. Vabbè. Guarda che coglioni che c'ho.